stiamo bene, insomma, sì, non abbiamo giocato sabato per motivi che sappiamo, e quindi siamo insomma, proiettati a proseguire insomma, la nostra scia. Dobbiamo cercare di dare continuità, cercando di scendere in campo come sempre per vincere la partita, perché siamo quarti in classifica. Sì, è vero, abbiamo una partita in meno, però le inseguitrici si fanno avanti, si avvicinano, e ormai raggiunto l'obiettivo della salvezza, avevamo detto che ci dovevamo porre altri obiettivi e ce li siamo posti senza nasconderci. Quindi l'obiettivo nostro è cercare di virare al secondo posto o di conquistare una posizione nei playoff, insomma, che ci permettano di avere dei vantaggi rispetto agli altri. Insomma, non ci dobbiamo accontentare dell'obiettivo raggiunto. Dobbiamo affrontare questa gara, come dico spesso, insomma, come se fosse l'ultima, come che se vincendo possiamo fare, viste anche le partite che ci stanno, un ulteriore balzo in avanti. Affrontiamo una squadra che è in salute sia di risultati che di prestazioni, perché il Trapani, da quando è arrivato Cosmi, comunque ha portato una ventata di fiducia, di morale. È venuta una vittoria importante in casa, hanno fatto un'ottima partita col Bologna, hanno fatto un ottimo pareggio con il Brescia, quindi una squadra che poi in casa ha fatto tantissimi punti, quindi è una squadra che gioca bene, che Cosmi ha portato anche, secondo me, un pizzico di spensieratezza, perché li vedo più sereni nel giocare, li vedo più con un pizzico di intensità in più. Non navigano in posizioni di classifica tranquille, quindi troveremo una squadra, secondo me, agguerrita, che cercherà di fare la loro partita per cercare di portare punti a casa per la salvezza.